Abbiamo firmato oggi un accordo importante con RFI che porterà 1100 nuove assunzioni. Ad annunciarlo è la FIT CISL in una nota. Ancora una volta il sindacato dimostra di essere determinante nella creazione di nuovi posti di lavoro e quindi per aiutare la crescita in un settore strategico come quello dei trasporti, dichiara Salvatore Pellecchia, segretario generale aggiunto della FIT CISL. L'accordo firmato oggi, spiega Gaetano Riccio, coordinatore nazionale FIT CISL per la mobilità ferroviaria, migliora quello siglato nel luglio 2017, che prevedeva 700 assunzioni. Con le modifiche introdotte, i nuovi posti di lavoro diventano 1100 da effettuarsi entro il prossimo biennio, ma più della metà saranno attuate già entro il 2018. 1000 dei neoassunti lavoreranno nella manutenzione infrastrutture, mentre gli altri 100 nel processo circolazione. Parallelamente abbiamo attivato procedure di sostegno al reddito per agevolare l'uscita di 700 tra personale che non è più in possesso dell'idoneità fisica e personale le cui posizioni di lavoro sono state superate dalla tecnologia e da una nuova e più efficiente organizzazione. Il valore di queste assunzioni sta anche nel fatto che vanno soprattutto impiegate in un settore delicato e strategico come la manutenzione infrastrutture, per la quale la FIT CISL da sempre mostra grande attenzione. Il merito di questo risultato va anche alle lavoratrici e ai lavoratori di IRFI che hanno saputo ben supportare le iniziative. Entro la fine dell'anno, ecco al via una serie di concorsi pubblici, per posizioni nazionali o locali, che riservano qualche migliaia di occasioni, soprattutto per i giovani. È l'area della difesa che, in questa fase, offre il numero più elevato di posti. La Marina Militare, in due tranche di immissioni successive, recluta 2. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.